Amici dello Sportello del Cittadino, siamo a Taranto, nei pressi del Pala Mazzola, alla fine di via Mascherpa. Qui alle mie spalle l'area che un tempo era adibita, destinata al parcheggio, alla sosta dei camper. Sapete quelle belle adunate di vari camperisti che provenivano da tutta Italia, anche dall'estero? Qui invece un'area completamente abbandonata, degradata. Da anni giace così. È in completo disarmo, usiamo questa espressione. Ora i camperisti, i camper, sostano, alloggiano per così dire presso l'area, la zona del Molo Sant'Eligio. Che peccato vedere una situazione del genere. Che peccato se pensiamo che noi dobbiamo lanciare il turismo, lanciamo il turismo e teniamo abbandonata l'area per la sosta dei camper. Beh, è assurdo, è vergognoso. Solo a Taranto succede. Sindaco Stefano, solo a Taranto succede questo scempio. E lo dico anche a lei, assessore Lonucci, io non ce l'ho con lei, però lei è l'assessore ai lavori pubblici. Non si può tenere un ben di Dio così degradato. È uno spreco di denaro pubblico aver realizzato una struttura e tenerla abbandonata, alla faccia del turismo. Ecco che poi l'Ilva ci mette il coltello alla gola e ci dice: o inquiniamo oppure voi ve ne andate a casa, rimanete senza lavoro. Ma noi l'alternativa ce l'abbiamo, e questa è il turismo. Però fin quando si amministrerà, si governerà così e si terrà chiusa un'area camper, è chiaro che Taranto non andrà da nessuna parte.